Nuova settimana, nuova top 1-1. Anche se in leggero ritardo, ma d'altronde finché c'è vita c'è speranza, vediamo assieme chi si è guadagnato di diritto un posto nella top. Periodo spumeggiante per mister Filippo Rognoni, che battendo in trasferta la rivelazione Lagaro si porta ad un passo dai fatidici playoff. Luce eterna. Il Faro che vince in quel di Anzola lo scontro diretto al vertice ed allunga in classifica proprio ai danni degli anzolesi. Risponde presente in un paio di offensive di Berti e compagni il portierone Luca Cordisco, tenendo inviolata la sua rete. Sicurezza. Osteria Grande che rimedia un punto contro un Tozzona Petagna arcigno e combattente. Per i biancazzurri va a segno Francesco Dondi, che si inventa da 30 metri una parabola alla Dino Baggio che si insacca sotto al set e decreta il definitivo 1-1. Vadese Sole Luna che ricomincia la marcia per evitare i playout e lo fa battendo la diretta concorrente Budrio. Decide il match un gol di Checco Darrio, che approfitta di una disattenzione difensiva per calciare di prima intenzione un cross proveniente dalla destra, insaccando la sfera alla sinistra del portiere. Giocatore completo. Granamica fermato sul risultato di parità da un rivoluzionato Bagnacavallo. Sotto di un gol riesce a pareggiare grazie ad uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Simone Puggioli, che su specialità della casa trafigge il portiere con un bolide. Il Roberto Carlos di Minerbio. Sesto Molese che non riesce a guadagnare l'intera posta in palio contro un Riolo tenace nel portar via dal Balducci punti utili per la sua classifica. Il gol del momentario vantaggio lo realizza Luca Gigli, che ne approfitta di una sponda del compagno d'attacco Ortolani per poi battere dal limite dell'area il portiere riolese. Miscela di qualità e quantità. Cortigiana che batte al Biavati l'airone e si piazza al secondo posto della graduatoria. Apre le marcature Giovanni Spadaccino, che approfitta di un cross di Piscopo per insaccare di testa la rete dell'1-0. Il pibe di Termoli Vecchia. Real Salazzolo si conferma frena grandi. Anche l'Alfonsine non riesce ad andare oltre il pareggio e si inchina alla magia del mago Jimmy Canova, quando nel finale si inventa una parabola sul calcio piazzato, realizzando il definitivo pareggio che fa esplodere di gioia il supporto ai biancoverdi. Simsalabim. Crevalcone con un rullino di marcia da capolista del girone. Batte anche l'Arcetana ed entra nel paradiso dei playoff. Apre le marcature l'Eurogol di Matteo Farneti, che dopo aver ricevuto palla dal compagno Verniani si inventa uno stop e tiro di sinistro che si infila alle spalle del portiere. Modello calcistico. Zola Predosa che rifila un sonoro 4-0 ai rossoblù del Cagliari, protagonista del match a Osama Benbari, presente in tutte le trame offensive zolesi, mettendo a segno la doppietta del giorno. Monumento nelle rotonde di Zola per lui. Il momento positivo dello Zanese si presenta anche con un gol decisivo del neoacquisto Nicola Tandurella, che in quel di Lagaro va a segno insaccando con un gran colpo di testa, mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole strafalce. Oliver Biroff torna in promozione e lo fa alla grande, regalando ma soprattutto decidendo il match tra Russi e la Suedozese. Luis Tomba mette a segno la rete del definitivo 2-1 con una delle sue armi migliori, ovvero il calcio piazzato. Il Platini di Dozza. Anche per oggi la Top 1-1 è giunta al termine. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!